Ahia. Vediamo se arriva pure Simone. Vabbè. Facciamolo fuori, Simone. Che Ma che ci bello. frega di più? Ancora con Simone. Aspetta, cazzo. Non sento un cazzo, sì, vabbè. Non si dice cazzo. Ah, giusto, Siamo in giusto. diretta. Giusto, giusto. Non è una telefonata, veramente. Questa è una cosa da ricordare. Ma ci riproviamo con Simone, ma è possibile che non c'è? Possibile? Prova. Tu parla E intanto, io che sei parlo. bello. Sì, ciao. Come va? Primo piano non può partecipare, perché non vuole partecipare? Ah, Vabbè, vediamo. entrerà quando può. Allora, no, era carino perché volevo far vedere di base, per far vedere quanto sono giovane io. Sì. E siete tutti e due miei ex studenti, ma siete invecchiati male, fra Già, l'altro. invece tu bene, dai. Guarda, mi guardavo la diretta di lo stalk del Covid, che era 2020, immagino, 2021. Siamo tracollati Sì, proprio. è probabile questa No, cosa. parlo pure di No, te, perché non è che poi, sei. per me sì, io ero già tracollato da tempo. Mi sa che Simone ci sta scrivendo, ma non riusciremo. Io non so. Tu sai come si fa? Io credo che no, non credo di poterlo invitare io, non lo No, so, io non lo credo. invito, ora lo rinvito, ma lui rifiuta gli inviti, è una prima donna ormai. Sai che invecchiando è peggiorato più di tutti, Simone? Sì, forse sì, Sì, forse sì. sì. A Primo me mi studio. salva il mare, C'è mi scritto mantiene, proprio, guarda che c'è scritto a primo piano studio, non può partecipare. Io non so che faccio. Ci fare. avrà impicciato, non lo so, vabbè. Vabbè, dopo ci riproviamo, Simone, intanto seguici. Allora, Mio caro. la prima ragione di cui oggi è successa questa cosa carina, che c'è stata la prima lezione qui con Sì. Valdarnini Sì. Serissimo, che ha fatto una sua prima lezione da buon padre di famiglia, cercando di dare le basi della fotografia professionale ai nostri giovani studenti. Poi casualmente mi è venuto a trovare quest'artista che si chiama Supinatra, Me la racconta. che è una giovane artista, beh, lo diciamo al pubblico, una giovane artista russa che ha iniziato di carina, piccolina, sembrava, non so se te la ricordi, un po' Diane Kruger, Come quel genere no? là. Perché? Come no? Quel genere L'hai là. pubblicata pure da poco. Lo so, me lo dice sempre. E che ha detto: io progetti, non ho mai fatto un progetto, io sono legato alla natura. Ma io non ho una macchinetta, uso il telefonino. Ho visto Valdarnini sbiancare. Bianca. Vabbè, dai. Ma perché noi siamo multitasking, a noi ci sta bene pure, tra l'altro quella fa foto bellissime. Ho visto. Allora, il senso, partiamo da questo, parliamo dal tuo ruolo di post produttore, o meglio toner, uno che fa toning, com'è? Cosa si chiama un Toner, toner? grader, non lo so, no. In italiano non esiste una parola, abbiamo scoperto sta cosa. Non esiste una parola per descrivere la tua attività che già di per sé lo fa diventare inutile, no? Esatto. Però il senso è questo, ma oggi come oggi, no? A cosa serve? Che cosa serve avere uno che spiega come ritoccare le foto? No, non lo sanno fare tutti. Lo fa il telefonino da solo, lo fa. Quindi, E bella risposta. invece E è invece? proprio oggi che serve di più, eh? Non te l'aspettavi. La verità è questa, se vogliamo dirlo seriamente, la verità è questa, perché ormai è tutto quanto, no, super automatico, super intelligenza artificiale, super capisco cosa vuoi e quindi lo faccio prima di te, ma proprio per questo abbiamo un po' perso il controllo di questa cosa, no? Della gestione dei colori, dell'immagine. Cioè, è diventata una cosa di super marketing. Alla fine ormai i telefoni si vendono in funzione delle fotocamere praticamente, per cui è un po' pericoloso, anzi, ha instaurato ancora di più nelle persone quel pensiero che quello che tu scatti e vedi è la verità, è la realtà, è quello che volevi. Ma non è vero, non è affatto quello che volevi, è quello che voleva Apple o Samsung o chi per lui. Invece è proprio bello Continua, averti. continua, che io intanto cerco di Prova, riprendere prova. Simone. Dico, è proprio bello oggi, più che mai, secondo me, saper gestire questa cosa, saper tornare alla radice dell'immagine, della matrice, del negativo, del file, chiamalo come te pare, eccolo, La tua grande versione Simone. della tua Avete parlato versione male di musicale. me, io Sì, provavo lì a inserirmi, fino adesso abbiamo parlato male di te. a intrufolarmi. Ahimè. Dai, dai, E quindi no, dicevo che vai per avanti. chiudere questo discorso,
Più che mai oggi la post-produzione, il color grading e interpretare un negativo, chiamatelo come vi pare, è importante. Proprio perché le macchine stanno a prendere potere più di tu, più che mai, e invece è bello saperlo gestire. Quindi mi stai dicendo che imparare a fare la post-produzione, soprattutto da te, è un gesto rivoluzionario. Bravo, mi piace questa parola. È un gesto rivoluzionario, assolutamente. Sì. Io, fra l'altro, notavo nei nostri corsi, nelle varie scuole e accademie dove ci chiamano, che quando poi arriva il momento di fare la lezione di post-produzione, che di solito a me fa Jordi, nessuno, cioè tutti arrivano da esperienze diverse e fanno le stesse cose in 100 maniere diverse, no? Sì, Cioè, ma in nessuno realtà, mo non non. voglio fare il vecchio, abbiamo già annunciato dicendo che siamo invecchiati male, dicevo a Simone che non A c'era. Simone però ci batte. No, parlavi di Angelo però. Sì, parlavo. Mi sa Lui che parlava di te. ok. In realtà, chiaramente con queste super automazioni, anche spesso molto buone, è difficile trovare qualche ragazzino, qualche giovanissimo che sa fare la costruzione, che conosce questo concetto. Photoshop non lo usa quasi più nessuno. No. Non dico giustamente, non lo so quello che è giusto o è sbagliato, però in pochi sanno affrontare questa cosa, perché si fidano della media, delle cose automatiche, che all'85% è stupenda, non dico di no. Però il resto, l'altra parte, non la sai gestire. Spiegalo, Allora, guarda, Claudio, prendo spunto da questo che hai detto perché in questa situazione adesso oggi mi trovo a Verona e sto facendo questo corso di fotografia non a dei fotografi, ma a dei 3D artist. C'ho Ok. una quarantina di diciottenni geni che realizzano dei videogiochi, delle animazioni, che lavorano già dal secondo anno con la Disney, con la Pixar, eccetera, eccetera. E io che parlo di fotografia partendo dal banco ottico. Oggi ho fatto banco ottico e cianotipia a gente che fa 3D, che comunque ha un approccio alla fotografia che è totalmente diverso, ma estremamente stimolante, perché per noi è diverso, è totalmente diverso. Certo, cioè, ma sono d'accordo. Cioè, lo spiegare, cioè, la metà delle mie lezioni, adesso io vengo da Ferrara, ho fatto degli incontri al No, Festival vicino. Internazionale. La metà della lezione è spiegare che quando scatti una foto, quello che vedi non è quello che vuoi, non ti devi accontentare, perché molti pensano che è così, che quella è la verità. Da lì in poi tu la alteri, la modifichi, la cambi, la migliori, che ne so, tutti questi termini qua, che nel mondo poi mio, no, del fotogiornalismo, fanno super paura. Cioè, ma che devi migliorare, ma che devi alterare? E invece devi proprio spiegare che quella non è per niente la realtà, quello è quello che è venuto grazie al software di quel telefono, di quella macchina, di quell'applicazione. Ma non è la realtà, e allora è proprio scardinare questa cosa che è, secondo me, la cosa più interessante in questo momento con le nuove generazioni. Non è Certo. semplicissimo, però ci provo. Ma perché dici che non usano più Photoshop? Che cosa usano? Usano i telefoni, ma giustamente, mo non è che, non voglio dire che sia sbagliato usare i telefoni, però usando i telefoni si perdono il RAW, no? Si perdono la possibilità di scattare in un modo più complesso e interpretare le cose in un modo un po' più complesso, cioè prendere delle decisioni, perché poi è quella, al di fuori dell'aspetto tecnico, la vera difficoltà è prendere delle decisioni, è decidere perché mettere un colore o perché cambiarlo rispetto a quello che è venuto, perché molti si immaginano che quello che viene è la verità. Allora, scardinare l'idea di percezione del colore, la relatività del Non colore, era così è la neanche, cosa che mi piace di più. non era così neanche con la pellicola, perché dovrebbe esserlo per Esatto. digitale, insomma. Più che mai. La pellicola veniva alterata poi nel lavoro che tu facevi in camera oscura, che fai in camera oscura, cioè non è mai. Sì. Ma poi se vogliamo fare filosofia alterata rispetto a che? Cioè quello che No, vediamo è sarebbe la realtà. interpretata, perdonami, forse ho usato il termine sbagliato. Io ora mi sono messo in faccia una luce blu, cioè ho il monitor e ho messo uno schermo blu, così che il telefono si bilancia sulla mia faccia e dietro viene bello caldo che è più figo. Per esempio, no? Vedete com'è giallino? Non è così, la luce era blu. Invece c'è un pittore di merda che, come vedi, mi fa la faccia rossa. Qualcuno si è anche preoccupato, che dice, sai, Che c'è qualche malattia? qualche malattia. No, è solo che non ho messo la gelatina su, perché non c'ho Simone, sta a Verona. Senza Simone sei meglio a voi. La metà gelatina. Vabbè, Vai, vedi. signori, allora,
Cominciamo a raccontare un po' il tuo percorso, dai. Claudio Palmieri. Dai, facciamo questa cosa. Facciamo questa cosa. Facciamo questa cosa. Te racconto io se volete. Ma, no. No, no, ci sta pure il pezzo insieme a Simone, ma in realtà comincio un po' prima. Io vabbè, se voi lo sapete. Ma... Per quello intervisterò Guido Fuà prima o poi. Che fra l'altro, secondo me, con l'intelligenza artificiale sta facendo cose interessanti, meglio di altri, non so se avete notato. Cioè, poi l'affrontiamo, il discorso dell'intelligenza artificiale, perché due cosine da dire io ce le ho. Ah, vai. Pure subito, se vuoi. Però il percorso lo facciamo rapidamente. Vengo da un miscuglio di nerd, di programmazione, perché è sempre stato quello il mio talento, e invece una frequentazione politico-culturale di giornali, di Manifesto, Paese Sera, di giornali che frequentavo un po' grazie a mia madre e altri contatti della mia vita. E alla fine ho un po' unito i pezzi. Aspettate, spengo la radio perché ci ha acceso VHF a proposito di queste cose. E unendo un po' i pezzi, ho fatto tanti anni fa la prima rete di trasmissione delle foto digitale per Paese Sera, per chi se lo ricorda, il giornale non esiste più. E lì sono entrato in contatto con i fotografi e ho detto: ma io perché devo fare la rete di trasmissione e non andare a fare foto, che è molto più divertente? E quindi ho cercato di staccarmi il più possibile dai computer, perché sono una trappola, sono una cosa che mi affascina, su cui dove ho abbastanza talento, però è pure un po' una palla stare davanti dietro a un computer ore e ore. Per cui ho cercato di staccarmi dai computer, ho cercato di cominciare a fotografare e l'ho fatto. Ho cominciato a lavorare come tanti per i quotidiani locali, le manifestazioni, il Manifesto, le file. Ho conosciuto le file intese come le file di persone a cercare di vendere foto. E poi, vuoi o non vuoi, la vita in qualche modo ritorna e sono finito a fare questa cosa che è una via di mezzo, cioè a fare il fotografo ma a occuparmi poi di tecnologia. Per cui ho fatto la scuola, perché ho capito che vabbè, fare il fotografo per i quotidiani era divertente, ma insomma non ci si poteva fermare lì, bisognava diventare un po' più bravini. Ho fatto la scuola, ho conosciuto personaggi come Angelo Gricchi e tanti altri. Hai avuto come professore che ti ha segnato per la vita. Per la vita. Marchiato più che segnato. Marchiato. Esattamente. E da lì ho cominciato a fotografare meglio, a imparare cos'era la fotografia e a continuare a lavorare sulla tecnologia, cosa che faccio tuttora in realtà ormai con passione. Ora è diventata, prima era la mia trappola, ora è diventata la mia liberazione, perché come sapete voi due, o forse tutti, io sto sempre in giro. In questo momento sto a Linosa, che è un'isoletta nel cuore del Mediterraneo. Più avanti, prima passiamo. Vabbè, però per dire che grazie a... Io siamo collegati via satellite in questo momento. Grazie alla tecnologia, grazie al digitale, grazie a... posso fare la vita che mi piace, posso fare quello che voglio. Fossimo ancora legati a pellicola, probabilmente sarebbe un po' più complicato. E invece posso permettermi questo, grazie al digitale. Per cui... Primo liberatorio. Il primo laboratorio vero che apri è 10B? No, il primo laboratorio vero che apro lo apro insieme a Salvatore Marinoni, davanti a scuola proprio, che si chiamava 2080, cioè lo apre, in realtà lo apre Salvatore, e io mi ci sono aggregato perché c'era bisogno di qualcuno che lavorava e abbiamo cominciato a lavorare per grandi fotografi, che se volete poi nominiamo, grandi fotoreporter, e poi ho fatto il 10B insieme a Francesco Zizzola. Per una decina d'anni sono stato a Gabbatella. Quindi, sì, come non me lo ricordo la cosa di Salvo, ci venivo pure io. Che roba spinta! Che roba spinta! Completamente un mezzo genio, Salvo, devo dire. Se è online lo saluto con grande affetto. Un grande genio. E quindi, sì. E poi c'è un bel apri tu 10B insieme, cioè ti occupi tu della parte parte digital, dove passa un sacco di gente, no? Lì veramente dove passa un sacco di gente. Cioè, è una hub, è così un crocevia di quasi praticamente tutto il fotogiornalismo italiano, sicuro, ma anche europeo. E da lì ho cominciato a lavorare in tutto il mondo. Ho cominciato a lavorare per Time, per tutti i fotografi di Time, National Geographic, insomma, lavori clienti grossi. Poi mi sono separato dal 10B, come sai.
evitiamo questa parte, ma diciamo siamo politicamente corretti, e invece di andartene a New York a aprire e evolvere in tutto il mondo la tua sagacia e fare le famose palminasate, si chiamavano. Vabbè, almeno suona male. Tu invece te ne vai all'Inosa. Bravo. Ma come ti... Apro un piccolo studio a Roma, ma così, che c'ho ancora, dove circolano assistenti, amici, mezzi assistenti, ma che in realtà frequento sempre meno, pochissimo, e me ne vado a Linosa, me ne vado a Palermo, ora sto vivendo a Palermo e a Roma ci sto il meno possibile. A Linosa ci vai? Ormai sono 8 anni. 10 più, sono 10 anni. 10 anni. Pensate, ragazzi. Guarda che mi sa di più, mi sa che sono 13, perché se No. non mi sbaglio ci sono 2011 la prima volta. Vabbè, ma che ti trasferisci? No, abbiamo avuto No, di... no, che mi trasferisco no, sono venuto la prima volta in vacanza, l'anno dopo un po' di più, l'anno dopo un po' di più e da boh, 6-7 anni ci sto, 6 mesi. Quindi abbiamo, ragazzi, un vero marinaio digitale, eccolo qui, quest'uomo che ci... Un vero nomade, io sono l'unico nomade vero di sta scuola. Capito? Lui è veramente un nomade, veramente sei stabile a Linosa, dai. Boh, che nome. Sei No. più marinaio che nomade. Ma Pirata. se salta comunque, Linosa si è offesa e è saltata la linea, devo dire. Eccoci, eccomi, Eccoci. E rivedo. Caduto il satellite. io direi, Sì. perché lo trovo molto interessante filosoficamente, anche se ormai è tanti anni che lo fai, di raccontare un po' non tanto la tua vita da sub, quanto il rapporto tra la post-produzione e la fotografia subacquea, che inversamente a quello che si pensa ti dà la possibilità di raccontare più verità di quella che si fotografa. L'ho detta No, male. l'hai detta male, ma è la cosa giusta. Perché vabbè, io vado sott'acqua da quando sono bambino, credo come molte persone appassionate di mare, però qui ho conosciuto il mondo della subacquea, diciamo, professionale, quella delle bombole, delle immersioni profonde, sempre più complicate. Perché lo sapesse, scusa, Linosa è in Sicilia, vicino alla Lampedusa, perché diamo delle nozioni di geografia che spesso mancano ai nostri spettatori, diciamo. Sì, è la sorellina di Lampedusa. Per Aspetta andare che sia. ad arrivarci si fa prima arrivare ai Caraibi, Sì, bisogna prendere una nave da Porto Empedocle che ci mette 7 ore e arrivare qua, oppure arrivare con l'aereo a Lampedusa e poi con l'aliscafo tornare un po' indietro e venire a Linosa. Insomma, non c'è una banchina, per cui se c'è un po' di vento la nave non si ferma, è un posto complicato e chiaramente bello anche per questo. E il legame con la post-produzione c'è e come? Perché se qualcuno di voi va sott'acqua per davvero, cioè non solo si fa il bagno e guarda sotto gli scogli, ma va sott'acqua, ha la percezione, lo sanno tutti, che sott'acqua ci sono delle strutture geologiche, ci sono dei monti, ci sono delle catene montuose, ci sono di tutto, cioè, e a Linosa in particolare, essendo vulcanica, ci sono delle cose molto belle. Però queste catene montuose tu le puoi immaginare, le puoi intuire, nuoti, vedi un pezzetto, continui a nuotare, vedi un altro pezzetto, te le immagini, che bello, scendi, sali, vedi il pezzo più profondo, più alto, i colori, lo sapete, cambiano perché più vai giù e meno, no, certe frequenze arrivano, dal rosso comincia ai primi 10 metri ad andarsi, insomma, ti puoi immaginare una cosa sott'acqua, ma non la puoi davvero vedere e quantomeno fotografare. Allora, io che faccio da un po' di anni? Non dico che mi sono inventato niente, però alla fotografia subacquea forse l'ho applicata io in maniera particolare. Al posto che fare un'unica foto, impossibile, perché se tu c'hai un monte, qui c'è una secca che si chiama Secchitella, che è lunga 400 metri, alta 70 metri. Tu non ti puoi allontanare come fosse una montagna, guardarla e dire che è bella, perché tu sott'acqua, poi a seconda delle giornate, della visibilità, ma se ti allontani 10, 20, 30, 40, 50 metri massimo, Più quando va proprio bene, vedi più niente, perché c'è sospensione, l'acqua è diversa dall'aria, naturalmente. Per cui tu sta montagna nella sua totalità non la puoi vedere, in nessun modo. Invece, se tu ti metti là, pezzo pezzo, pezzo pezzo, pezzo pezzo, la fotografi tutta quanta e poi unisci i pezzi con un sistema che assomiglia
a quello della fotogrammetria, cioè una tecnica che esiste nell'aria, ma anche sott'acqua. Tu hai questa montagna visibile, la puoi vedere, l'hai fotografata, la puoi vedere, la puoi mostrare. E questo a livello di percezione è proprio come paradosso della post-produzione, che no, normalmente è accusata di alterare, di modificare la realtà. La realtà è quella del fotogramma. Se tu fai il fotomontaggio, stai alterando qualcosa. Invece qui è esattamente l'opposto. Cioè, se tu fai il fotomontaggio, se tu correggi i colori e li correggi a seconda delle profondità in maniera diversa, cioè fai un grosso lavoro di post-produzione, rendi la realtà, perché quella montagna c'è, non è che non c'è, però non si può vedere. Per cui è un bel paradosso, è un bel loop, insomma, che mi ha sempre appassionato. Foto filosofico interessante, usare la post-produzione per ricostruire la realtà. Sì. Beh, che in realtà poi si può dire lo stesso, che ne so, della fotografia astronomica, no? Per fotografare le stelle, le galassie, ti fanno centinaia di foto che poi si sommano per prendere la parte migliore. No, non è esclusivo della fotografia subacquea, però la fotografia subacquea, questa cosa è bella evidente. Sì. Un RAW scattato da me è completamente diverso da quello che poi mostro quando mostro le mie foto, ma non perché le altero, perché il RAW non è, la macchina fotografica non è stata programmata, non è capace di intendere quel tipo di densità, di luminosità, di deformazioni prospettiche. Sì, c'è la funzione sub, ma insomma è molto relativa. E quindi la macchina riproduce una visione completamente sbagliata, che non assomiglia in nessun modo né a quello che hai visto, né quantomeno a quello che c'è davvero. Per cui così è una fase Molto interessante. a cuore il concetto del reale. Beh, mi sta a cuore, sì, mi sta a cuore la percezione del reale, tanto perché lavoro col fotogiornalismo, per cui mi deve stare a cuore per forza, perché quello, no, è stato, è tuttora, in realtà è un po' passato a sta fissa di certificare che quello che si vede in una fotografia è reale, no? Non Questo è stato, c'è è più sta come, cosa? Non c'è più sta cosa là? ma c'è e come. C'è un po' meno paranoia, perché il problema di questa storia è chiaramente non ha soluzione, non esiste. Ci sta provando adesso Adobe, ci sta provando Leica a mettere Tendo dei dei chip in content, cioè cose che dicono questa foto è vera, ma come si può dire che una foto è vera? Ma è proprio sbagliato il concetto. E secondo me, questo è un mio pensiero che ho costruito in tanti anni di valutazioni di fotografie anche per terzi. Sono capitato in alcune, diciamo, giurie per cercare di capire se una foto era vera o non era vera nel mondo del fotogiornalismo. Il problema è che non ci sta più il giornalismo, non ci sono più i giornali. Il percorso di una volta di un fotoreporter era quello di partire insieme a un giornalista, o quantomeno parallelamente dei giornalisti facevano delle cose, le vedevano, c'erano dei testimoni, c'erano tante persone, tornavano, queste foto andavano alle redazioni dei giornali, venivano pubblicati con la responsabilità del direttore, del giornalista, eccetera, di una filiera di persone. Ora i fotografi, giovani fotoreporter, che devono fare? Devono vincere i concorsi. Quella è adesso. Cioè, tu fotografi per vincere il concorso. Quindi il concorso X, WordPress Photo, prima di tutti, si ritrova delle fotografie che nessuno ha mai visto, che non sono passate per nessuna redazione, per cui loro devono dire loro se quella foto è vera o è finta. Ed è un casino, non lo puoi fare con un pulsante. Le hanno provate tutte, hanno provato a mettere delle regole matematiche, la percentuale di differenza tra RAW e il JPEG, di far scattare solo in JPEG perché in questo modo non si poteva Questo alterare. Ma me lo ricordo all'inizio tutte del. follie. Al di fuori dell'aspetto tecnico, che adesso è pure noioso, secondo me, cioè capire perché tecnicamente non ha senso certificare una fotografia, ma vabbè, lasciamo perdere l'aspetto tecnico, ma proprio su un piano filosofico. Ma tu mandi un fotografo, lo paghi, e ti piace un fotografo, fai vincere un premio a un fotografo perché? Perché è bravo, perché ti piace, perché c'è un modo di raccontare quella cosa personale. E poi pretendi che quel fotografo invece non abbia personalità, non abbia un'interpretazione, perché è quello poi il paradosso, no? Cioè, non devi interpretare assolutamente quello che fotografi, perché se no lo stai alterando. Però mando quel fotografo lì perché è bravo a interpretare. E come se ne esce? Per cui. Io ovviamente sto in silenzio perché per me alterare è la cosa più divertente del mondo, quindi non mi riguarda proprio, sto in silenzio, però è interessante, anche perché è molto etica questa cosa, che dici, cioè la ricerca di verità, e come sai,
se vogliamo salvare Dario Coletti che sta qui sotto, ma in generale la mia percezione, diciamo, e forse anche Marco Longari che ci sta seguendo, però in generale la mia percezione dei fotoreporter non è propriamente etica, cioè non ricordo un gruppo di brave persone, se posso permettere. Ma lo dico io, non lo faccio dire a te, così no. Chi hai Ma non lo conosciuto? direi io. Ma sono etici fotoreporter come tutti gli altri, No, però, non è che. però uno ha un'idea che dici questo qui che fa questa roba è un po' come un missionario. Invece a me sono sempre sembrati insomma, delle persone scaltre, se posso usare il termine scaltro. Vabbè, andiamo avanti, mi prendo io la responsabilità delle cose che dico. No, no, ma io per figurati. Simone, che te ridi? Ma Posso il punto secondo parlare? me è proprio che è un altro po', secondo me, è quasi più leale raccontare tramite la finzione, raccontare tramite una narrazione. Dici, ok, io ti sto raccontando una storia, è il mio punto di vista su questa storia. Tanto comunque è così. Cioè, dire questa è la verità, non c'ha veramente senso. A meno che, ripeto, c'è dietro una redazione. Allora non è un fotografo con la macchinetta in spalla che fa la foto, torna, sviluppa la sua 3X, ma questa è una cosa romantica. Non è così. Se c'è una redazione, se c'è, allora è chiaro che non è la verità, però quantomeno è il punto di vista di un gruppo di persone che è sempre comandato da un imprenditore, un editore che ci mette i soldi e la pubblicità che c'è su quel giornale. È ovvio, sono discorsi pure abbastanza ovvi. Non se ne Quello non se ne esce, per cui dire questa è la mia verità, questa è la mia narrazione, è la cosa più onesta, insomma, alla fine. Ed è il modo giusto, secondo me, di affrontare la cosa. Io la vedo così. Poi arriva improvvisamente l'intelligenza E qua. artificiale. Vai, te lo metto sul piatto. Allora, l'intelligenza artificiale, secondo me, è molto, molto affascinante. È chiaro che io sto in fissa per l'intelligenza artificiale, come mi auguro lo siate pure voi. Il problema dell'intelligenza, problema, la dinamica dell'intelligenza artificiale, secondo me, è che sapete come funziona, no? Si nutre di tutto quello che vede, non copiandolo. Quello è stato un falso. C'è stato il momento, no, in cui i fotografi andavano contro l'intelligenza artificiale. C'era una specie di petizione che girava su internet di un gruppo di fotografi che voleva bloccare l'intelligenza artificiale perché ci rubano le foto. Ovviamente questa non ha senso, però quello secondo me che ha senso è che è interessante quanto pericoloso, è che nutrendosi di quello che vede l'intelligenza artificiale, lavora su delle cose medie. Cioè, quello che produce l'intelligenza artificiale è per definizione mediocre. Non può essere che mediocre, perché è così che si generano. Poi è chiaro, tu ci metti il prompt, ci metti la tua scritta, il tuo pensiero, ci metti l'addestramento personale fatto su foto tue, cioè, è fighissimo. Non sto dicendo che di per sé è banale, però il concetto è banale. Per cui, se tu la usi per creare cose banali, è straordinario. Io la uso un sacco, soprattutto nella fotografia commerciale e pubblicitaria. Se c'è da ricreare un fondale o da ricostruire un pezzetto di una persona, di un gomito che manca, ma chi, un po' ci lavorate, soprattutto Simone, con Photoshop, lo sapete che fatica che era a ritrovare le texture, ritrovare le ombre, ricostruire le anatomie. Ora questo problema non c'è più, perché per fare quello che è ovvio che sia lì, è perfetta, è straordinaria. Se devi creare mondi tuoi, o sei super, proprio super, cioè che la gestisci a livelli incredibili e ci sta qualcuno, ma se tu ti metti su Midjourney o Stable Diffusion con i modelli standard, scrivi due righe e pensi di aver fatto qualcosa di creativo, mi sa che ti stai un po' confondendo, insomma, perché stai creando la cosa, letteralmente, stai creando la cosa più ovvia che si può creare su quel pensiero. Per cui, no, questo non so se Perché il poi. risultato è comunque la cosa più ovvia che si possa creare. Esattamente, esattamente. Tu la insegneresti? Beh, certo che la insegnerò. La insegnerò molto volentieri, la insegnerò anche perché l'intelligenza artificiale non è solo quella generativa, cioè il fatto che tu scrivi, metti un cane qua e ce lo metti. L'intelligenza artificiale ormai è straordinaria per le selezioni, per esempio. Cioè tutto il mondo delle selezioni, dello scontorno, del seleziona il fondo, scuriscilo, seleziona gli occhi, schiarisci, oramai è 90% intelligenza artificiale. Pure lì è lo stesso discorso di prima.
Photoshop io lo insegno io a scuola, a Nomad, ma in generale quando insegno prima Photoshop, che è vecchio, noioso e complicato. E poi esce Lightroom, escono tutti gli strumenti legati profondamente all'intelligenza artificiale. Perché? Perché se ti accontenti di quello che fa Lightroom in automatico, al 90% è perfetto. E quel 10%, quando non ci piglia, quando tu gli dici seleziona soggetto e lui seleziona un pezzo di Errore. albero perché pensa che sia il braccio del soggetto, e tu che fai? Se non sai usare degli strumenti manuali e non sai affrontare la cosa, fai che ti accontenti, fai che dici va bene così, che intanto è uguale. Senti, Fanno così le persone. io ho un altro problema con l'intelligenza artificiale, cioè dopo che mi ha bannato Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, mi ha bannato pure Adobe. Perché fa pubblicare donne nude? Ma cioè, io lavoro, cioè, su quello che ci sta vicino. Sei bloccato. Non Ti hanno bannato interviene, mi subito. dice che io le regole della comunità. Che ha fatto questa Ma comunità? che ne so io, beh. C'era quel movimento divertente che metteva i capezzoli maschili su quelli femminili, no? Perché quello maschile ha accettato quello che loro non era male come idea. Non era male come idea. Insomma, i social sono una maledizione, Ma dai, no, ma cioè un'altra pure cosa. Adobe, cioè Photoshop, cioè quando prova a generare qualcosa vicino a una donna, no, non nuda, cioè se c'è una spalla scoperta, mi dice che non si Lo può so, fare. lo sai tu che devi fare? Simo, tu devi installarti Stable Diffusion locale, ti devi comprare un super computer con una super scheda grafica, installarti Stable Diffusion, addestrare i tuoi sistemi, non mi viene la parola, vabbè, e lì fai quello che ti pare. Lì puoi fare quello che vuoi, perché non è se usi quella di un altro, chiaramente poi succede questo. Firefly è molto, ma io Firefly non, che è quella di Adobe, Firefly per inciso, non la uso a livello generativo, non mi funziona proprio, non mi piace. No, Ci ma io ti faccio quello che parlo dicevi prima. di quello che dicevi e non di cose, cioè di alterare totalmente l'immagine, veramente il gomito che ti è uscito fuori, però dipende che ci sta vicino al Che ci sta gomito. vicino al gomito e coprilo, copri tutto e poi lo riapri. Vabbè, Robert, parentesi chiusa. le stesse facce di quando avete fatto quella società 30 anni fa, eh? Pregherebbero pure oggi, guarda. ma quella società era geniale, eravamo troppo avanti, ma Troppo. veramente, non è una battuta, eravamo troppo avanti. Un problema che conosco. Grazie. Andiamo avanti allora. Che preferisci parlare del sub? No, perché io poi per farti piacere qua, però che Sì. sia Lo posto, io mi ero portato una cosa altamente professionale per te. sai che la gente con quella ci muore? Lo so, guarda, me la metto per te con tanto di occhiali. Quella maschera che dà un senso di sicurezza è pericolosissima perché accumuli CO2 dentro, non c'è un bel ricircolo come col normale boccaglio. È pericolosissima quella roba, non la usare. Ma perché te la sei comprata? Per fare le foto, spero. No, no, perché io sono l'unico tra voi che non sa praticamente nuotare, nonostante sono stato nei mari più belli del mondo e faccio queste figure E meschine. c'è il cugino biologo marino più importante Hai d'Italia. capito? Salutiamolo, mica ci sta seguendo, eh? Non lo so. Parliamo di che hai fatto, visto Quante persone ci seguono? Non lo vedo. Ce ne che mi sa che vedo solo io quelli che seguono. Facciamo che parli invece racconta un po' della cosa che hai fatto per Ira insieme a Valeria. No. Ah, quello è stato un lavoro per IRI, l'hai detto tu stesso, con Sea Shepherd, che come tutti sapete, no, è questa ONG che si occupa di tutela del mare, soprattutto degli animali, del pesce. E quella è stata una situazione molto bella perché siamo stati su un catamarano, Conrad, di Sea Shepherd, a togliere le famose reti fantasma, no, che vanno tanto di moda, lavoro che io avevo fatto anche in maniera molto più grossa con la Guardia Costiera qualche anno prima, in un'operazione che si chiama Plastic Free. Però questa di Sea Shepherd è stata particolarmente interessante, tanto perché eravamo coordinati da un subacqueo straordinario che si chiama Fabio Portella, che saluto se vedrà mai questo Ero video. innamorata di lui. Certo, chi non lo è? E quindi un coordinamento straordinario, cioè un'operazione veramente gestita molto bene, anche perché c'era l'acqua di una torbidità rara.
è una corrente fortissima, quindi un'operazione davvero complicata. E per chiudere la frase, toglievamo delle reti, ma toglievamo delle reti che si erano incastrate su dei relitti di aerei della Seconda Guerra Mondiale. Quindi uno scenario apocalittico davanti a un fiume in Sicilia, sempre da vicino Siracusa, fra Augusta e Siracusa, davanti a un fiume, quindi con tutti i detriti portati dal fiume, la corrente del fiume. Guarda, è veramente un miracolo che è uscita qualche foto, perché era. Non so come mai, forse perché aveva considerato l'inizio. Sì, è possibile, forse È con i andato tempi. sott'acqua. Ma mi vedete? Mi sentite? Ti vedo sott'acqua. Stavi Sentiamo, parlando. sì, però ti vediamo sott'acqua. Come mai? Io. Tutto blu, aspetta. Eccolo. Eccoli. Vai al contrario. Sì, si vedeva lo schermo. Allora. E non so dove siete arrivati. Comunque, hanno tolto queste reti sott'acqua e con Valeria l'abbiamo fotografata. Tutto qua. Bella esperienza. Io poi sono tornato da Fabio Portella. Insomma, è stata una cosa bella che andrà avanti. Io penso Adesso dovrebbero venire l'anno prossimo qui a Linosa a togliere una rete qua che è su uno scoglio molto profondo insomma, niente male. Io credo che quelle immagini senza post-produzione non sarebbe venuto Niente, niente, no? niente, nulla. A occhio nudo era invisibile. Valeria, per non perdersi, che diciamo mi faceva tra virgolette da assistente, mi stava fisicamente attaccata. Fisicamente, se lei mi mollava, ci perdevamo. Per cui immaginatevi la concorrente forte, la situazione bella estrema. Però qualche foto bella poi è venuta, dai. Senti, ma perché di solito chi fa post-produzione ha un pessimo gusto? Ciao Daphne, non era per te. Voglio dire, no, perché l'ho vista qua. Voglio dire che spesso il post-produttore, non fotografo quasi sempre, fra l'altro, no? Secondo me ci sta questa prima cosa, che quasi sempre sono non fotografi e che hanno sempre un'eccessiva presenza. Forse sì, forse Perché tu perché alla se non fine sei vieni fotografo. dal reportage, infatti tu dici io faccio toning, no? Non sei. In generale devo dire che poi no, post-produzione è una parola vecchia che adesso, in questo momento storico, è legata, anzi, forse siamo proprio al limite, è stata legata a Photoshop. E poi diventerà qualche altra cosa. E come tutti i linguaggi un po' più moderni, all'inizio si esagera. Quando avete stampato la prima volta in camera oscura, no? Certe brande di contrasti, poi uno impara i mezzi toni, impara, capisce che parlare a voce bassa è più interessante, che non bisogna sempre strillare, eccetera. Per cui forse è quello. Chi fa solo il post-produttore conosce solo quel linguaggio lì, non conosce un po' più di sfumature della fotografia e quindi giustamente si racconta in quel modo lì. Poi non lo so, ci sono sicuramente un sacco di post-produttori che hanno tantissimo gusto, dai, molti dire che non c'hanno gusto mi sembra pure un po' Ti voglio dire estremo. ancora di peggio, visto che è una cosa in cui io sto cercando di attirarmi le ire di tutti, soprattutto del femminile, non contento di fare fluid. Non, ci sono delle post-produttrici brave donne? Ci sono delle post-produttrici brave donne? Senza dubbio, beh, in Italia c'è una superstar che si chiama Marianna Santoni, forse l'avete sentita nominare, che è proprio, credo addirittura abbia avuto come si dice, la cosa di cavaliere del lavoro, cioè è proprio una star. Per cui poi ti piaccia o meno il suo lavoro, certamente lei è una super protagonista della post-produzione femminile. Per cui sì, certo che ci stanno, dai. No, Non mi io. fa il misogino. Guarda Simone, guarda, mi so, c'è una faccia da maniaco. C'è una faccia da maniaco oggi. Mi preoccupo. Quelli di Chioggia. Va bene, l'oretta ce la siamo fatta, però secondo me ci abbiamo tante altre cose da raccontare. Racconta qualcosa delle tue esperienze scolastiche divertenti. Cioè, No, 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 no. meglio. Quelle, non quelle, dicevo quelle di lezione, cioè. Io quello che posso raccontare, ma più che raccontare possiamo parlarne insieme di questa avventura nuova, no? In fondo siamo qui per quello, per parlare di Nomad. Ma lo dico sinceramente, è super stimolante perché non so voi, ma io sento proprio di essere noi a fare sta cosa, per cui anche prima naturalmente ci tenevo,
totalmente alle cose che facevo e l'ho fatta sempre con la stessa serietà. Però in questo caso è proprio importante Ma noi per abbiamo noi. detto quando è che apriamo, quando è che apriamo, quando è che apriamo. Mo siamo arrivati. Devo dire che almeno voi siete leggermente meno vecchi, nel senso che comunque il gruppo qua bisogna rinfoltirlo presto di giovani generazioni. È ovvio che l'idea di partire dà delle cose importanti da insegnare. Tu ora hai parlato di Photoshop, Simone inizierà subito col banco ottico. Questa roba si fa, però bisogna arrivare appunto anche all'intelligenza artificiale. Bisogna anche riuscire a capire come usano la fotografia i ragazzi ora, perché un attimo stessere fuori portata. Assolutamente. Il grande vantaggio nostro in questo caso è l'elasticità, cioè il fatto che L'elasticità e le relazioni. Noi siamo tutti amici. Questo non è poco. Noi ci conosciamo tutti bene da 20, da 30 anni. Siamo amici. Questa cosa è rara, eh. questa è una Rarissima. cosa ottima. Io credo che questi video servano anche a questo, perché comunque se uno magari si sentiranno pure esclusi, ma insomma si vede che c'è un rapporto di amicizia ventennale e anche di stima, cosa che non ci sta negli altri istituti. Io insegno un sacco di posti, Simone pure, tu immagino pure, si odiano tutti tra loro, non ti danno mezza cosa, manco in prestito, manco puoi andare a fare una foto avanti alla loro porta che mandano al preside, guardi che hanno fatto. Cioè, quindi il fatto che noi siamo così e siamo nei nostri studi, lo trovo abbastanza divertente, secondo me per i ragazzi è bello. Cioè, si devono muovere. Ed è una roba interessante. Bisogna allargare il gruppo il più possibile, facendo cose che noi pensiamo di fare a gennaio. Questo ancora mi sa non abbiamo parlato perché è presto, ma visto che oggi abbiamo iniziato, diciamo, il cosiddetto biennale, l'idea è quella di avere tutta una serie di workshop, e questo lo fanno tutti, non c'è niente di nuovo, però autogestiti. Cioè, nel senso Cioè, che ospiti. non so quale potrà essere il gruppo tuo in questo caso, se tu ti vuoi fare il tuo corso di fotografia sott'acqua o subacquea, o come la vuoi chiamare, te lo gestisci tu. Quindi c'è anche, non c'è il grande controllo sia economico sia organizzativo della scuola. La scuola la usa come trampolino, ce l'ha al 50%, sto scherzando. Molto di più. Si portano non tanto bene con i videomaker, cioè che ci stanno sui coglioni i videomaker. Ma no, io penso che sia proprio un lavoro diverso. Io no, io lavoro, a proposito, se vogliamo tornare un attimo alla subacquea, lavoro da una vita con un videomaker, con un operatore, siamo super amici e siamo complementari, è fondamentale anzi essere insieme, ci facciamo proprio Poi da spalla. dipende dai posti e dai ruoli. Sicuramente, per esempio, nel cinema il ruolo tra il regista e il fotografo di scena, insomma, a parte che poi di mezzo ci sarebbe pure il direttore della fotografia, che è un altro lavoro, però nel cinema sicuramente non è così. Nel caso in cui vadano pari passo, non lo so. A parte, non ho mai capito perché uno non possa fare tutte e due, o gestire tutte e due, perché poi lì avere due mani diverse, che secondo me potrebbe essere un problema. Mi sa che ci sta Valeria, vuoi dirgli qualcosa di scurrile? No, già lo so. Tanto arriva. C'era una domanda che aveva fatto. Ah no, perché era l'altra cosa. Una domanda che aveva fatto Chiara, ma ce la siamo persa nell'altra. Io non so, non credo di poterle vedere io le cose, no. Simo, oggi è stato zitto, parla un po'. No, tantissimo, no, questa cosa del videomaker, però non riesco a vedere la domanda. Io, insomma, lo sai, faccio tutte e due da diverso tempo. È stato quasi Non hanno un empatia, passaggio, diciamo. non dico obbligato, ma estremamente naturale passare dalla Che l'ho fotografia sentito al. da un fotografo, ci dice Ma sì, ma io Alex. pure mi è capitato diverse volte di girare per qualcuno video. Ho fatto delle cose per Crialese addirittura, figuratevi. Per cui non la vedo così lontana, insomma. No, non è lontanissimo, Subacquea, subacquea, anzi, certo. da fotografo mi trovo benissimo a passare da quell'altra parte, e ho notato che comunque le conoscenze di fotografia sono estremamente importanti per il lavoro del video, ed è estremamente diverso chi approccia al video direttamente senza passare dalla fotografia. Gli manca qualcosa, ma non è per presunzione, ma comunque gli manca veramente qualcosa. Questo no, non lo so, non saprei dirlo, però boh. Io, così, per raccontare una storia divertente, durante il Covid sono
mi ha chiamato Emanuele Grialese, siamo andati a Venezia, dentro i canali, sia nel ricordo. Canale Grande, a cercare vita, che sinceramente non c'era un granché, però io ci ho avuto abbastanza fortuna perché così, mentre giravo tra le cozze e le cose, boom, una seppia mi ha sbattuto Oltre sulla alle lente. cozze. Per cui Capito? è stata una bellissima esperienza. Comunque, a Venezia sott'acqua, ma sicuro che era una Guarda, bella. Claudio, mi ricordo che poi di quella cosa ne parlasti proprio durante la puntata che facemmo nel Ah, periodo dai, è Covid. vero, perché è vero, 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 vero. Vabbè, io direi con questa punta di romanticismo della seppia che ti sbatte Di quando nuotava in mezzo alle cozze. in mezzo a Tu tutti. eri in mezzo alle cozze, Angelo. Io peggio, io in mezzo alle ostriche nere. Tu non c'eri, mi sa, No. perché c'erano dei piccoli isolotti di ostriche andate a male. Nella laguna Dolo, mi sa, Dolo si chiama, sì, da quella No. parte. Ma io volevo solo spendere un attimo, perché sappiamo che tu hai molte fan, soprattutto di sesso femminile, e Parli vorrei con insomma, Simone? no, di te, No. di te. Così per fidanzata che non ce l'hai fatta conoscere, e pensate alla bellezza di questo uomo marinaio che vive da solo in questo momento a Linosa e che ora quando finiamo la nostra chiacchierata mentre noi siamo qui in questa città suburbana terribile, lui invece esce da casa come in Islanda col vento che gli batte la barba ispida e così commosso da averti rivisto si tuffa in acqua così Già, com'è, prende una seppia e la cucina per gli amici. che non ci sono perché chi cazzo c'è a Linosa No, non è vero. Non so se si vede. Boh, da qualche Non c'è. parte c'è il forno acceso perché questa sera ho un bel po' di amici a cena e ci facciamo una super pizza. Linosa. Arrivo. Che lingua parla? Sono varie persone, qualche linosano e qualche forestiero, come si Claudio. dice qua. Va bene, Claudietto. Bene. Sono contento che sei in questa nostra avventura e speriamo di portarla avanti. Si vede subito la serietà di chiunque approcci questa scuola, cioè vedendo questi dibattiti. Io spero di prossimamente intervistare persone più serie o almeno con cui Ti auguro che capiterà. o Quando verrò a almeno Roma, verrò a fare lezione da te. Dai, mi ospiti. certo che ti ospito. Siamo qui pronti. Simone ha già messo tutto quanto a posto. Abbiamo il tu lo sai che abbiamo il banco di Avedon, Dai, proprio quello suo. Quello solo, sì. perché ce l'ha regalato. Me l'ha regalato Mustafa Sabah che faceva l'assistente ad Avedon. Quindi i ragazzi useranno. Il C'è una Chiara che banco di Avedon. ci segue. Possiamo dire qualcosa scurrile per Chiara Sabene? No, meglio di no. Non si vede, però se provi a Venezia, da dietro. Vi Bene, saluto. un bacio. Ciao, un bacio. Ciao, grazie.